con la Sampdoria sicuramente meritava il pareggio, no? Questa è la prima domanda che ti voglio fare, quindi perché solo in questa fase alla fine usciva fuori la tua squadra. E su Cassano, una domanda che così mi sorge, secondo te parte che non gioca anche stasera, che tra l'altro è stato decisivo in quel quarto turno, l'hai fatto entrare così tardi, qual è il motivo? Tanto se vogliamo analizzare la partita, credo che la squadra abbia fatto un primo tempo di contenimento dove non ha lasciato solo un'occasione alle Sciarave, poi abbiamo avuto due nei primi 15 minuti, ma fa bene che erano contropiedi, ma erano due contropiedi importanti come lui e Correa, se non sbaglio. Non credo che la Roma abbia fatto molto più di noi nemmeno nel primo tempo, se non una supremazia territoriale. Pensavo, immaginavo, per quanto visto le ultime partite, che potessero calare nel finale. Nelle previsioni o nelle strategie prima della partita volevo forzare la partita nell'ultima mezz'ora, quindi tornando anche a Cassano sapevo che mi poteva dare quella qualità che ha dimostrato di avere. Peccato, perché credo che la squadra abbia fatto una grande partita e che meritasse quantomeno il pareggio. Peccato perché il fatto in questo momento non ci assiste, ma la convinzione non ci deve abbandonare, perché ho visto una squadra con ottimo equilibrio e stiamo crescendo tutto. Punti di vista, tranne che dei risultati che però lo sappiamo.